mano che commentiamo oggi è la trasposizione di uno spot molto noto, postato per la prima volta il 18 agosto del 2005 sul noto forum di 2+2. L'avversario di Hero era Mahatma, al secolo Prahlad Friedman, giocatore squisitamente lag, che aveva all'epoca la peculiare caratteristica di overpushare parecchi river, fatto che rende particolarmente interessante lo spot in questione. Ma non vi anticipiamo niente e vediamo subito l'action. Siamo ad un tavolo cash no limit 1000. Lo stack effettivo dei due giocatori coinvolti nella mano ammonta a 120 grandi bui. Hero apre da cutoff con asso di fiori e K a cuori per 35 euro. Chiama solamente il grande buio. Hero rilancia da cutoff in cash game 6 max a 35 con asso K off. La size è un po' più lunga del solito, normalmente adesso si apre per 3, ma anche 3,5 sicuramente non è sbagliato, anche perché gli stack sono deep. E si appoggia tanto big blind che conosciamo che è abbastanza lag, quindi può avere un range davvero wide, tanti assi, tante coppie, molte connector suited, quindi non si può ancora inquadrare ovviamente nella mano cosa realmente abbia. Sicuramente possiamo escludere magari le monster, perché probabilmente le avrebbe tribettate. Le prime tre carte comuni sono 10 di fiori, K di quadri e 3 di pick. Dopo il check del BB, Hero ci betta 50, trovando poi il call dell'avversario. Dopo il check del big blind, Hero va in continuation bet 50, diciamo che ha fatto appunto circa 2/3 pot precisi, essendo pot 75, quindi è sicuramente una c-bet standard e big blind si appoggia. Ancora non abbiamo molte informazioni sul big blind, su questa mano, perché può collare ancora davvero con dei gutshot o anche con un 10 o con un K, se non con una pocket pair in mano, se non floating puro, quindi ancora non abbiamo nessuna info precisa. Il turn è un 5 di cuori. Il grande buio questa volta prende in mano l'action e mette 170 euro in un piatto da circa 175. Hero decide di limitarsi al call. Il turn è un 5 di cuori, quindi è una carta relativamente inutile, diciamo, non dovrebbe cambiare molto nella mano. È quarto semi, quindi non apre nessun backdoor di colore. E qui l'azione è molto strana perché big blind lead out su questo turn con 170, quindi praticamente fa pot. A questo punto la decisione di Hero diventa già molto complicata, insomma, perché se diciamo di collare mediamente al turn sul river blank, di solito dovremmo collare anche. Ovviamente essendo molto deep, qua sicuramente un call ci può stare per vedere l'azione al river. Questa mano sicuramente è molto importante sapere l'history tra i due giocatori, perché bisognerebbe vedere quante altre volte e con cosa ha fatto questo tipo di size al turn, in cui dopo una c-bet standard al flop su un board abbastanza dry, su un blank al turn, esce bettandoci in faccia. L'ultima carta è un asso di picche che completa il board e forma la doppia coppia di Hero. Il piatto è salito ora a 515 e il BB decide di mandare i resti per 1450. Che cosa farà a questo punto Hero? River esce appunto asso di pick, che è sicuramente una carta che migliora la nostra mano. Adesso big blind va all in, che ci copre, noi abbiamo messo 170, 50 e 35 nel piatto, quindi 255, noi partiamo 1200 inizio mano, quindi rimaniamo con circa 950 dietro, il pot è 500, quindi diciamo sciova per effettivo quasi due volte il pot del nostro stack. L'asso diciamo che in teoria non dovrebbe cambiare molto nella nostra mano, nel senso se stiamo bluff cacciando qui difficilmente io penso che big blind con questa azione possa pushare per valori mani peggiori, difficile che push, oddio, può anche farlo K10, K3, K5, 3-5, però diciamo molte di queste mani le escludiamo dal preflop, anche se un giocatore lag difficilmente avrà collato con 3-5, 3-10, K10 può esserci nel range ma forse è l'unica mano possibile. Non penso mai abbia asso 10 perché non credo possa bettare turn con pot size bet, ogni tanto potrebbe farlo, però qui veramente l'history è troppo dipendente, quindi in teoria di range di valore battiamo praticamente nulla, perché il range di valore qui dovrebbe essere 7, le doppie peggiori che scivolano del valore sono davvero poche. Ogni tanto potrebbe avere un damage jack giocato in maniera strana che pusha su quest'asso, che anziché fare check raise al flop o magari andare check check turn prova a rubare il piatto al turn con comunque delle implied sulle sue 8 outs al river. Questa mano è stata giocata appunto, come sappiamo, poi molti sapranno che magari l'hanno già letta nel 2005, e diciamo il big blind era un avversario molto particolare perché era l'unico a quel tempo che faceva queste linee molto strane. Qui veramente veramente close tra il call e il fold, onestamente in game non so davvero cosa faccio.